Allora, venerdì 7 luglio 2023, siamo nella sacrestia col sacerdote parroco della chiesa, Don Giorgio Pascolo. Pascolo, quindi mi consente di poter fare la ripresa della pietà? È tutto come la fanno tutti. Allora, grazie a voi. Grazie a voi e poi in sostanza la riprendiamo sta intervista, va bene? Ma non c'è. Voi fate le fotografie come ogni turista che viene vuole farsi una fotografia. Quindi lei in sostanza cosa potrebbe dire in merito alla statua del Michelangelo, dell'arte, di questa arte sacra, di questa scultura che dà un qualcosa di... Meglio non dire niente perché già autorevoli professore. E più di lei che abita questo posto con una presenza di una struttura che viene fuori diciamo dallo Spirito Santo. Sì, ma non c'è bisogno perché già vi dicevo, voi volete farvi le fotografie, fatevele. Il parroco della chiesa è Don Giorgio Pascolo, e le fotografie ve le fate. Va bene, grazie della vostra gentilezza. Io mi chiamo Gerardo Madonna per come sono presentato. Le vostre generalità li abbiamo già. Sì. Gerardo. Lì. In diocesi, perché sono stato formato dal. Montepaone. Sì. Parrocchiano di Montepaone Superiore. Montauro Superiore. A Montauro, c'è San Pantaleone. San Pantaleone. Ottimo, un saluto e una preghiera al grande santo. Dove sono stato tanti anni con Don Innocenzo anche. Sì, allora Don Innocenzo per me è stata una guida spirituale. Esatto. Lui a suo tempo mi ha chiamato di essere aiutato e io sono stato... Come collaboratore mi ha mandato con il signor Cantisani e l'ho fatto con amore al mio confratello anziano che non si sentiva allora bene, per cui il vescovo, io non ero qui, ero insegnante. Mi ha detto da una mano di aiuto subito e ci andai e ho vissuto con lui proprio bei momenti con Don Innocenzo. Lei ricorda una figura dove Don Innocenzo Lombardo è stato dentro la mia famiglia e mi ha seguito e mi ha aiutato. Quindi un gigante. Lui oltre ad essere sacerdote è professore di teologia. Di filosofia, patrologia, sì. È stato un uomo. Signor Gerardo sì. Vi ringrazio di questa visita e vi auguro ogni bene. Cristo regni, sì, Cristo regni, cioè, Cristo regni. Ci sono i parrocchiani che... Cristo regni, grazie della vostra bella testimonianza, grazie. Grazie dell'attenzione alla Chiesa e della visita che avete fatto a quest'opera meravigliosa che la Chiesa custodisce da 500 anni. E speriamo che venga conosciuta ancora di più, valorizzata, invocata e pregata la Madonna della Pietà, che abbia pietà di questo nostro mondo, che recuperi sempre di più i valori di fede, di speranza e di carità e sia comunità viva di amore al Signore e ai fratelli. Grazie e arrivederci. E buona giornata, grazie a voi, grazie a voi, grazie.